Oggi vi porto con me all'aperto e vi mostro alcuni fiorellini che vado a raccogliere, la calendula che già conoscete, ho fatto anche dei video precedenti e sono delle basi che servono poi per creare oleoliti o altre cose per cosmetici oppure per saponi ed è il periodo ideale appunto per fare la raccolta. In realtà sono uscita per raccogliere la camomilla e come vedete raccolgo un po' di tutto. Non posso non raccogliere queste margheritone che sono piante alte 1,70 m e per portarmene giusto qualcuno a casa. E poi vi mostro anche altre piante che ho incontrato, tipo questa che assomiglia a un cardo. In realtà è la scarlina, punge moltissimo e però è commestibile. Poi c'è un piccolo papavero da solo qui, abbandonato, e lo raccolgo per metterlo nel mio vaso insieme alle margherite. E intanto voglio farvi vedere, questa è la malva che ho essiccato, ho fatto un video anche precedente, come vedete essiccarla poi a buio conserva anche il colore ed è pronta quindi per le mie tisane, non solo per le tisane ma ripeto anche per le preparazioni di saponi o di creme. E naturalmente è una quantità minima, poi col tempo ne raccoglierò altra. E adesso vado a sciacquare sia la calendula che la camomilla. Un tempo la camomilla in queste zone non veniva sicuramente lavata, veniva semplicemente raccolta in mazzetti. E mazzetti monodose, quindi per una camomilla c'era un mazzetto e venivano poi essiccate testa in giù appese. E sarà il prossimo procedimento che farò. Questo invece è il procedimento che faccio sempre, cioè passo praticamente questi fiori rapidamente nell'acqua per togliere giusto la polvere e li metto ad asciugare. Adesso c'è il sole. Li lascio un pochino al sole per togliere giusto il grosso dell'acqua, dopodiché verranno messi su uno scottex all'ombra, così conservano sia il colore che i principi. E niente, per quanto riguarda la camomilla, questo è un lavoro un pochino più certosino, più lungo da fare. Facendo i mazzetti uno si sbriga molto prima. In questo caso sto tagliando i capolini in maniera grossolana, li tiro oppure li taglio con la forbice e poi li sciacquo. Li sciacquo, li metto su un asciugamano per togliere il grosso dell'acqua perché ne incorporano tantissimo e non devono stare moltissimo nell'acqua perché chiaramente se no si farebbe una gran bella tisana e perderei i principi di questo fiore. Per cui anche la camomilla non è solo per la tisana, anche la camomilla può essere usata per fare degli oleoliti o per fare altre estrazioni, per saponi, per creme o per altre preparazioni. Dunque adesso è iniziato praticamente il periodo del bel tempo della primavera e io consiglio a tutti quando avete la possibilità di uscire di raccogliere almeno iniziare a raccogliere le piante che conosciamo come la camomilla e perché il gusto della camomilla fresca raccolta è assolutamente diverso rispetto al gusto delle camomille chiaramente comprate in bustina, cosa che capita anche a me perché non è sufficiente la quantità magari che ho raccolto, no? Perché ci faccio anche altre preparazioni. E sicuramente la calendula e quindi la camomilla sono, come anche la malva, sono sicuramente dei fiori tra i primi che si possono raccogliere se uno vuole iniziare un pochino a crearsi da solo dei preparati. E dei preparati, come dicevo prima, per fare poi delle creme. Ho fatto un video per quanto riguarda alcune creme con gli oleoliti, ma anche dei saponi 100% naturali. E niente, vi saluto e vi rimando al prossimo. Ciao!